In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 11 casi positivi al nuovo coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. L'agente di polizia di Stato, il cui nucleo familiare, continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte dell'ASL competente. L'intero nucleo familiare residente a Fiumicino sono inoltre tuttora ricoverati un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco del 87° corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona ed infine una donna proveniente da Sassari, di Sassari. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazione, ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale e che sono in terapia antivirale e che necessitano anche di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi al momento presentano un link epidemiologico con le aree del nord del paese. Sono stati valutati da noi 248 pazienti, 203 sono stati dimessi, in questo momento abbiamo 45 ricoverati. Continuiamo a dire che non c'è ancora un iperafflusso, che noi comunque ci stiamo organizzando per raccogliere tutte le persone che sono, ribadiamo, sintomatologici e che abbiano un chiaro link epidemiologico, e saremo in condizioni sia di accoglierli sia di fare la diagnosi ed eventualmente anche la terapia. Professore, può dirci qualcosa sui 15 del pronto soccorso di Tor Vergata che sono stati rintracciati, sono nel gruppo degli oltre 90 rintracciati che sapevamo sì. Che avevano presentato tutti i sintomi? Tutti i test allo stato effettuati risultano negativi, quasi la maggioranza di quelli che sono stati effettuati, credo ne manchino uno o due, ma sono tutti quelli testati, sono tutti negativi. Oh, sul giornalista la notizia francamente non l'abbiamo dato noi. In questo momento la RAI ha dato il comunicato e noi quindi confermiamo che è un giornalista. Più di tanto so solamente che in condizioni discrete, questo ve lo posso dire, e quindi è un link epidemiologico del nord perché è stato in quelle zone, sta qui da un paio di giorni.